C'è molta preoccupazione tra i ristoratori pistoiesi. Un nuovo DPCM sarà presentato lunedì 5 ottobre al Consiglio dei Ministri, in attesa di approvazione del Premier Conte per mercoledì, contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie, ma soprattutto una stretta sulla movida, con orari anticipati di chiusura dei locali e obbligo di mascherina all'aperto. Io ho un bar che faccio da... gli orari sono dalle 7:30 alle 20, quindi teoricamente non incide tanto, però il pensiero va a questi ragazzi comunque sulla sala o in città in generale, ristoranti, pub, locali che comunque fanno delle bevute, chiudere o alle 10 o alle 11 vuol dire forse alcuni credo non aprano neanche. Se si parla delle 11 come dicono, per noi un grosso problema con gli orari che abbiamo non è. Il problema degli orari è un problema grossissimo per le nostre attività, sicuramente metterà in ginocchio tante attività, tanti colleghi, spera che venga presa la misura più giusta, tutti gli assembramenti che vengano fatti in altre situazioni, tipo pullman, giustamente anche la riapertura delle scuole o la mattina nei bar a fare colazione come in altre dinamiche, ecco, l'assembramento dopo le 10 penso non sia quello l'esclusivo problema. Potrebbe essere un colpo che colpisce le nostre attività in maniera irreparabile dopo aver fatto 3 mesi di chiusura e 2 mesi di sostanzialmente di giugno e luglio di scarso lavoro. Prendersela solo con la movida serale mi sembra sbagliato. Mi sembra sbagliato perché il problema vero è educare questi ragazzi a avere dei comportamenti adeguati al momento pericoloso che stiamo vivendo. Assolutamente la chiusura alle 22 sarebbe la restrizione che ci creerebbe grossissime difficoltà, perché ormai diciamo che i pranzi con lo smart working non ha senso da parte del turismo, quest'anno non la consideriamo. Se chiudiamo anche i ristoranti alle 2, dove i protocolli sono attivi, dove non c'è confusione, dove si cerca di rispettare tutte le regole che ci vengono imposte, mi sembrerebbe proprio una cosa assurda, ecco.